Allora, ci siamo quasi. Possiamo raggiungere la seconda vetta del nostro sogno, l'Arena 4. Ce la faremo? Non si sa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Mr. Mario e oggi siamo qua, tornati su Road to Arena 5 con Clash Royale. Ci mancava due partite per arrivare all'Arena 4. Col nostro mazzo dell'Arena 2 mi avete consigliato di togliere il principe per mettere la Valchiria. Non so se è una buona idea. Proviamola in questa partita. Poi se perdiamo, vabbè, rimetto il principe. Comunque, proviamo adesso. Partiamo bene, se non c'è la connessione, proprio benissimo, malissimo. Mettiamogli gli arcieri, vediamo cosa riescono a fare in questo caso. Niente, ok. Ed è 1-0 per lui. Non credo sia una buonissima idea stata quella di togliere il principe. Oh, però fa danno, eh. Però fa danno. Madonna mia, che danno che fa. Madonna mia. E magari 1-0. No, no, ti odio. Oh, 1-0. Non ci credo seriamente. Abbiamo fatto 1-0. E lui ci ha messo la strega. Siamo leggermente fregati, ma non tanto, eh. Non più di tanto. Ah no. Alla fine neanche poi tanto, eh. Down, 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 down. Mission Impossible. Ti odio male. Ti odio. Guarda quanto danno! È micidiale sta truppa! Madonna, ma non ci voglio credere! Vabbè, sto schifo, cioè, senza, non è lo stesso deck senza il, muori male, senza il principe non è lo stesso deck, diventa brutto questo deck, cioè, non, la Valchiria non serve in questo deck, diciamo che non è molto, molto proficua questa carta in questo deck, quindi torniamo al nostro vecchio deck. Ok. Guarda là, volevi, ma ha ucciso tutte le truppe, quest'altro che volevi. No, muori! È morta, ok. Proprio come volevo io, raga. Ti odio male. Ok. Proviamo a fare un doppio attacco. Oh, proprio come volevo io. Ti odio. Ma questo è... E ora ovviamente adesso li ha messi gli scheletri, madonna mia. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ragazzi, il deck non gira più. È finito lo script che fa girare il deck. Cos'è? No, non vinco più. Metto il cucciolo di drago, vediamo che succede, non sto facendo niente. Oddio! Aiuto! Che casino gli sto facendo? Lo sto confondendissimo, cioè... Ma mi sa che ha lasciato lo scontro, eh? Ne sono abbastanza sicuro. Eh sì, ha lasciato lo scontro e noi andiamo a vincere 3-0, eh? La partita si è rivoltata, caro mio, mi dispiace. Volevi fregarmi e non ci sei riuscito, perché io ti dico una bella cosa, eh? Volevi?
Mi pare che adesso siamo. Oddio. Madonna, da quanto non ci vediamo, Arena 4, da quanto non ci vediamo. Già, sono passati tanto. È passato tanto tempo. È passato tanto tempo, piccola mia. Stai tranquilla. Ora ci sono io. O forse no. Ok, è una cosa molto brutta. Ci è andato. Bombarolo assassino. No, si è messo a colpire il bombarolo assassino, dai. Io ci sono affezionato. Io ragazzi, il bombarolo me lo tengo fino all'Arena 5. Mi ci sono affezionato. Quello ci ha fatto vincere un botto di partite con la truppa. No! 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 Andiamo a fare l'1-0 in questa partita. Attenzione, attenzione. E gli buttiamo giù anche i suoi, eh. Buona partita questa. Mi sembra una buona partita fino alla prova contraria. Metti il principe, corri. Corri, Prince. Prince of Persia, vai, Prince of Persia. Bella, Prince of Persia, quanto sei forte. Andiamo a vincere 3-0 questa partita. E lui ne ha 1500, 1105, eh. È in Arena 4 lui, noi no, però adesso ci siamo pure noi, quindi ciao ciao bello mio. Ah, il negozio nuove carte, vediamo un po'. Arena 4, sì. Sì, ma state calmo, sì. State una di meno calmo, state. Cosa sta succedendo? Ok, siamo arrivati in Arena 4, adesso ci mancano 200, no, 300 trofei e arriveremo alla terra promessa. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi ragazzi e noi ci vediamo alla prossima.